Le telecamere di S Group fanno tappa a Positano in occasione dell'inaugurazione della splendida gioielleria di Somma, situata proprio al centro di questa perla della costiera amalfitana. E quale miglior modo di festeggiare quest'ultima creazione della S Group, azienda leader nella progettazione e arredo dei punti vendita, per ammirare Positano e la vicina Sorrento. Mentre si ammira senza interruzione la costa grazie a questo tracciato che cammina seguendo il costone naturale a strapiombo sul mare, Sorrento ti appare all'improvviso, sospesa com'è tra l'azzurro del cielo e il blu del mare. E da Piazza Tasso si entra nel centro storico della città, caratterizzato dalle moltitudini di botteghe artigiane che producono diversi prodotti locali e negozi di alta moda. L'altro posto suggerito da visitare è la villa comunale, un parco con una vista bellissima sul Golfo di Napoli. Una cittadina deliziosa, strette viuzze ricalcanti l'originario tessuto urbano romano e che brulicano fin dal primo mattino di turisti, un turismo che non conosce soste qui a Sorrento. Attualmente Sorrento è una delle piazze turistiche dell'Italia meridionale, dove fortunatamente abbiamo una grossa incidenza sia di numero come presenze e anche di qualità. Negli ultimi anni anche noi abbiamo subito un po' di crisi economica dovuta al blocco del 2009 con la grossa crisi economica americana, mondiale, che ci ha portato un po' di stop del mercato americano. Ma fortunatamente dal mercato europeo, specialmente dal mercato inglese, siamo riusciti comunque ad ottenere grosse presenze. Attualmente la nostra stagione è già in netta ripresa, anche i numeri sono superiori rispetto all'anno 2010 e ci aspettiamo per il 2011 un incremento intorno al 5%. Per degustare una cucina raffinata, esclusiva, ma allo stesso tempo tradizionalmente semplice, il ristorante Donna Sofia. Ci si infila in uno di quei vicoli di Sorrento di un tempo per arrivare, superate le case, in un angolo immerso in un limoneto. Ristorante i cui arredi inneggiano la diva del cinema, Sofia Loren. Ambienti curati, una veranda attrezzata per l'estate e per l'inverno e un ampio giardino in cui si serve una cucina dedicata ai sapori campani e mediterranei. Ci troviamo a Sorrento, siamo in un ristorante che si chiama Donna Sofia, appunto l'abbiamo dedicato a Sofia Loren. Siamo stati molto orgogliosi di averla ospite qua nel nostro ristorante e infatti noi gli abbiamo proposto tutti i piatti nostri tipicamente sorrentini. E tornando in Piazza Tasso, all'inizio di Corso Italia, una splendida profumeria che S Group ha recentemente realizzato. S Group ha realizzato questo punto vendita profumeria Corso Italia qui a Sorrento, partendo dalla progettazione architettonica alla realizzazione degli arredi, impianto elettrico e illuminazione. Per quanto riguarda l'impianto di illuminazione è stata scelta la soluzione a LED. La scelta dell'arredo è stata dettata principalmente dalle esigenze espositive del prodotto per valorizzare e contenere le varie tipologie dal settore profumazioni, essenze al trucco e trattamento. La scelta della finitura laccato bianco conferisce al negozio un tocco di raffinatezza ed eleganza. E da Sorrento a Positano, un miraggio di case tra cielo e mare, un sogno di colori, una confusione di case, archi, cupole, loggiati, bougainville,
Un'unica stradina che percorre il paese, poi solo scale, ripide, segrete. A Positano non si cammina, ci si arrampica o ci si cala. La famosa chiesa di Santa Maria Assunta, che sorge al centro di Positano e domina il panorama con la sua bellissima cupola maiolicata. E a due passi la gioielleria di Somma. Gli ambienti lussuosi risaltano per la loro eleganza e la magica atmosfera coinvolge e stupisce gli invitati. Una vasta gamma di gioielli e orologi dalle marche più prestigiose che uniscono la qualità all'innovazione, un assortimento costantemente aggiornato che riflette uno spirito giovanile dinamico in linea con la moda e le preferenze della clientela. Sono Daniele di Somma, vengo da una famiglia di gioiellieri e questa sera inauguriamo il nuovo punto vendita qui a Positano. Con grande, diciamo, entusiasmo da parte mia e di mio fratello, e grazie alla collaborazione di S Group, in quanto S Group ha contribuito nella progettazione e nello studio del punto vendita. L'idea del progetto parte dall'esigenza espositiva del prodotto, ma anche in relazione alla superficie espositiva del negozio, considerando i vincoli architettonici che erano presenti da rispettare. La prima cosa importante che abbiamo proposto è stata la realizzazione di una vetrina espositiva sul corso principale, ma più che una vetrina, una nicchia espositiva. All'interno siamo intervenuti, oltre alla realizzazione della pavimentazione e il mantenimento di un camino esistente, con la realizzazione della controsoffittatura per contenere l'illuminazione e per armonizzare i 40 metri quadri disponibili del punto vendita. Per quanto riguarda gli arredi, abbiamo proposto una soluzione elegante, fine, consona agli oggetti trattati. Vetrine e contenitori laccato lucido studiati su misura, utilizzando solo materiali di prima qualità, così come la scelta degli elementi illuminanti, lampade a LED che garantiscono, oltre al risparmio energetico e rispetto dell'ambiente, una perfetta illuminazione.